30.000 cittadini, pari a un quinto della popolazione urbana, che ogni giorno dedicano tempo e passione per migliorare la vita del prossimo e della comunità. È l'elemento di forza che Trento porta in dotazione nella competizione che entro fine anno porterà a eleggere la capitale europea del volontariato 2024. Le immagini dei profughi ucraini ci ricordano l'importanza di un tessuto comunitario capace di prestare attenzione a chi ne ha bisogno. Ma questo nel capoluogo trentino lo hanno scoperto già da tempo. La cosa bella è che il volontariato a Trento lo fanno veramente quasi tutti, dagli studenti universitari agli alpini, dagli anziani ai giovani. Poi siamo una città tanto sportiva, c'è tanto volontariato sportivo e quindi ecco, abbraccia tutta la città. Quale che sia l'ambito scelto, le esperienze di volontariato dimostrano di fornire nuova linfa al senso di cittadinanza. Nella frazione di Gardolo, ad esempio, è da anni in funzione uno spazio comunitario molto particolare, un forno sociale nel quale le persone ogni settimana possono andare con i propri ingredienti, imparando nuove tecniche di panificazione e nel frattempo conoscono persone e storie nuove. Il forno sociale, devo essere sincera, è uno scambio fantastico di ricette, di idee, di amicizia. E poi sapete cosa? Si imparano tantissime cose, perché essendo un discorso multiculturale, cosa succede? Io imparo a fare il pane arabo. Per esempio abbiamo un ragazzo romano, la pizza romana, sottile sottile, differente da quella che facciamo noi a Trento, che è alta e soffice. È invece un vero e proprio esercito quello dei volontari di Trentino Solidale. La loro missione è contribuire a ridurre a zero lo spreco alimentare. Sono oltre 200 le persone che ogni giorno, gratuitamente, raccolgono 80 quintali di alimenti. I nuclei familiari che ogni settimana li ricevono hanno ormai superato quota 1000, numeri in costante crescita, anche a causa della crisi legata alla pandemia. Noi raccogliamo il cibo in 330 negozi, da Vipiteno fino ad Affi, e lo distribuiamo alle famiglie bisognose. Questo naturalmente ci permette di evitare che del cibo ancora usufruibile venga buttato e dall'altra parte di aiutare famiglie bisognose.